Bentornati ragazzi nel mio canale. Oggi, come vi avevo detto, verso la fine della serie di Hitman Blood Money, avevo intenzione di cominciare, diciamo, una serie in cui decido di parlare e di valutare insieme a voi determinati giochi che ho, diciamo, affrontato recentemente. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, andrò a trattare della serie di Assassin's Creed. Però vorrei premettere una cosa. Intanto la serie non l'ho giocata tutta, ma l'ho giocata per il momento solo dal primo fino al terzo capitolo, quindi andrò a considerare soltanto questi 5 giochi, solo quelli appartenenti alla saga di Desmond, quindi non sentirete me che parlo magari di Assassin's Creed Black Flag, Unity, eccetera, insomma quelli successivi perché non li ho giocati, quindi sarebbe ovviamente sbagliato parlare di un qualcosa che non ho mai giocato e ho semplicemente magari sentito parlare su YouTube o in generale sentito parlare dalle persone. Quindi oggi andremo ad analizzare soltanto questi primi 5 capitoli e andrò a valutarli dal peggiore al migliore dal mio punto di vista, ovvero ciò che in generale questi giochi mi hanno provocato come emozioni. Vi dico subito che sarà una classifica un po', diciamo, non tanto comune, ecco, non è che ho opinioni così tanto che si concordano con ciò che è la maggioranza, ma ciò non vuol dire che la maggioranza ha torto o che abbia ragione io. Semplicemente sono punti di vista, è un punto di vista mio personale quello che andrò a trattare, quindi non prendetela magari se all'ultimo posto metto il vostro capitolo preferito della serie. Comunque direi di cominciare. All'ultimo posto ci metto a malincuore Assassin's Creed Revelations, ultimo capitolo della trilogia di Ezio Auditore, cominciata nel lontano 2009 con Assassin's Creed 2 e terminata appunto con questo capitolo, uscito verso la fine del 2011, rappresenta per molti e anche per me il capitolo sicuramente più debole della trilogia di Ezio. Non tanto dal punto di vista narrativo, che riesce comunque ad essere abbastanza convincente e abbastanza simpatico comunque da seguire e profondo quel che serve. Il problema sta in un gameplay che non si è saputo innovare rispetto ai suoi due predecessori e risulta troppo legato ancora ad essi e le aggiunte che hanno inserito a mio avviso non sono così tanto marcate come poteva essere tra il passaggio dal primo al secondo capitolo. Quindi diciamo ciò che pecca Assassin's Creed Revelations è il non essersi tanto evoluto, se vogliamo, avere un gameplay troppo simile rispetto al 2 e a Brotherhood. E questo purtroppo rende il gioco non particolarmente avvincente se si è giocato i precedenti capitoli, che uno alla fine è portato a giocarlo solo per sapere come proseguono gli eventi dopo Brotherhood, ma come gioco in sé non me la sento di dire che sia stato tanto innovativo e né che vi siano state aggiunte che hanno davvero valorizzato questa serie, purtroppo. Il che è davvero un peccato perché qualche piccola idea simpatica l'ha pure aggiunta, per esempio la lama uncinata, però non è stata approfondita come si deve. E in generale purtroppo questo particolare capitolo non mi ha pienamente convinto, anche nella parte in cui c'è Altair, ovvero il nostro primo assassino del primo capitolo. Devo essere sincero, quando ho cominciato a giocarlo mi sono detto: cavolo, è veramente interessante poter giocare sia nei panni di Ezio che nei panni di Altair contemporaneamente nello stesso gioco. Tuttavia, vabbè, come ci si poteva immaginare, predomina comunque la parte in cui vi è Ezio uditore. Mentre le parti di Altair sono abbastanza brevi e molto limitate, vi sono davvero poche sezioni in cui potremo giocarlo e non risulteranno da un punto di vista puramente nel gameplay soddisfacente che mi dia una sensazione di completezza, ecco, e che non risulta tanto complementare ai fini del gameplay. Invece devo dire, dal punto di vista narrativo, il personaggio di Altair viene ampliato quanto serve rispetto al primo capitolo nel quale si avevano ancora dei punti in sospeso. Diciamo che grazie a questo capitolo sicuramente il personaggio di Altair è stato approfondito come si deve ed è stato dato una sua degna conclusione, insomma, sia quindi alla storia cominciata nel 2009 con Ezio Auditore, sia appunto con la storia di Altair che dopo il 2007 aveva solo avuto due capitoli spin-off che però in davvero pochi probabilmente tra voi conosceranno, ovvero Altair Chronicles,
che uscì nel lontano 2008 in esclusiva per Nintendo DS, e Assassin's Creed Bloodlines, che invece uscì nel 2009 su PlayStation Portable. Insomma, due capitoli che sicuramente chi ha giocato può confermare che non avessero un gameplay particolarmente avvincente. Sono giochi che alla fine uno, se vuole giocare, lo farebbe solamente per capirne un pochino di più sulla storia di Altair. Infatti, a quel che so, perché ammetto non li ho giocati, però un pochino ho capito in che universo vanno a parare questi due giochi, Altair Chronicles va a narrare le vicende avvenute un anno prima, gli eventi del primo Assassin's Creed, mentre Bloodlines va a trattare gli eventi avvenuti qualche mese dopo, appunto sempre il primo capitolo. E quindi vabbè, Assassin's Creed Revelations, da questo punto di vista, essendo un capitolo canonico, ecco, della serie, sicuramente ha aiutato i fan a capire un po' meglio l'universo del primo assassino, sicuramente, e questo bisogna dargliene atto. Però insomma, non mi ha pienamente convinto, e secondo me dei 5 giochi della serie di Desmond è il più debole su molti aspetti. Al quarto posto invece metto a mio enorme malincuore Assassin's Creed 3, un capitolo dove cambiamo nuovamente protagonista dopo che Ezio ci aveva accompagnato in ben 3 capitoli consecutivi con Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. Qui siamo Connor, anzi il nostro vero nome sarebbe errato, ma anche Kenway, scusate la pronuncia, ma è un nome molto complicato da pronunciare. E la storia di questo personaggio parte anche in maniera piuttosto interessante, tuttavia mi sento di dire che in questo caso è proprio la trama che non ha funzionato appieno in questo capitolo. Per quanto le premesse all'inizio gioco siano anche abbastanza interessanti, con l'inizio di un altro protagonista, Ethan Kenway, che sicuramente sento di dire che è stato il personaggio più interessante di questo capitolo, con un suo certo fascino, carisma, e sicuramente che ha molto da raccontare su di sé. Ora io non vi starò ad approfondire di ciò che ha la trama da dire, perché secondo me è giusto che lo giochiate, anche magari se magari non l'avete giocato o comunque volete esplorarvelo da soli, quindi non andrò ad approfondire gli aspetti della trama nel dettaglio, tuttavia vi voglio fare un'infarinatura senza farvi spoiler. Intanto, ciò che non mi ha convinto appieno della trama è che se sia nel primo che comunque nella trilogia di Ezio l'ho trovata una trama molto ben ritmata e ogni momento è comunque giusto, perfetto, ben ritmato, nel 3 ci sono momenti in cui accadono sì cose interessanti, ma anche troppi punti morti in cui la trama fatica ad andare avanti, con anche poi una fase finale in cui invece si corre fin troppo le cose e alla fine non sento un senso di completezza dopo aver finito il gioco, soprattutto con la trama del presente di Desmond Miles, che anche qui non vi starò ad approfondire cosa succederà esattamente, ma ciò che vi dico è che lascia un po' l'amaro in bocca il finale del presente, lascia tantissime domande in sospeso, che fine fanno in generale i personaggi del presente e come va a finire tutto in modo un po' più chiaro e preciso. A quel che ho capito poi purtroppo nei capitoli successivi la trama del presente è sempre stata più oscurata e molto ed è sempre meno presente, e questo un po' mi dispiace perché ammetto che almeno all'inizio io ero attratto appunto da questa serie proprio perché volevo sapere nel presente come proseguiva il tutto, solo che con il tempo ho visto un indebolimento molto forte di ciò. E nel terzo capitolo purtroppo se alcuni momenti mi sono piaciuti e delle sezioni del presente erano abbastanza riuscite, rendendolo un po' più vivo e soprattutto con anche un sistema di combattimento nel presente un po' più ricco rispetto al passato, purtroppo queste fasi sono molto poche e sono estremamente guidate, la difficoltà è veramente bassa comunque. C'è da dire che in generale tutta la serie, almeno nei suoi primi 5 capitoli, non si basa tanto su una difficoltà elevata, assolutamente, anzi, il gioco è abbastanza facile e accessibile a chiunque. L'unica cosa che devo elogiare però del 3 è il gameplay, quello devo dire che lo hanno notevolmente migliorato a mio avviso rispetto alla trilogia di Ezio, per un paio di cose interessanti che hanno aggiunto, cercherò di elencarvele nel modo più preciso possibile. Per prima cosa l'aggiunta
delle navi, del fatto che puoi guidare le navi e puoi controllare la tua ciurma per sparare con i cannoni, cambiare i tipi di palle di cannone, e in generale gli scontri navali risultano essere forse il punto più forte, appunto, di Assassin's Creed 3. E questo Ubisoft stessa l'ha capito, infatti in Assassin's Creed Black Flag quel punto di vista è stato maggiormente rivisto e si ha ancora di più la possibilità di andare in mare aperto e di andare il punto di combattere con altre navi nemiche. Sicuramente l'aspetto del combattimento navale è ciò che convince di più di Assassin's Creed 3 ed è il punto che forse in alcuni casi andava più valorizzato, se vogliamo. Purtroppo molti fan il terzo capitolo lo considerano come dimenticabile e come il meno riuscito. Da una parte devo essere sincero, non posso dare completamente torto a chi lo ha detto, tuttavia il gioco non è neanche male, non è, è tutt'altro che mediocre, se vogliamo. Il gameplay è molto migliorato su alcuni aspetti e quindi merita comunque la nostra attenzione. E altre cose che hanno aggiunto è lo scassinamento dei forzieri, che anche quella come dinamica mi è piaciuta abbastanza. Tuttavia è abbastanza semplice e non particolarmente approfondito né utile alla fine dei conti, perché sì, questi forzieri contengono denaro che ci servono per comprare armi più forti, però in generale non si sente così tanto il bisogno di andare in giro per la mappa a saccheggiare i tesori. Poi potrei anche accennarvi di altre cose che hanno aggiunto, come per esempio gli spostamenti rapidi, a differenza di dei suoi predecessori, bisogna seguire dei condotti sotto delle fogne e risolvere degli enigmi ambientali che a mio avviso sono piuttosto riusciti, dove bisogna magari andare da una parte per sbloccare quel tipo di porta e fare in modo quindi di sbloccare la porta che ci permetterà di spostarci più rapidamente in una zona specifica. È un'idea che devo dire che già stavo pensando mentre stavo giocando ad Assassin's Creed 2 Brotherhood, che in Brotherhood, se non ricordo male, gli spostamenti rapidi si sbloccano invece riparando i condotti delle fogne, insomma il passaggio, no? Che dovevi pagare dei soldi lì. Ora non me lo ricordo perché ammetto è da un pochino che non ci gioco. Ma comunque io tra me e me dicevo, quanto sarebbe bello poter andare invece sotto le fogne e sbloccarlo da lì. Effettivamente nel 3 è stato proprio fatto questo e l'ho apprezzata particolarmente come cosa. Poi potrei anche aggiungere altre piccole scelte, come un sistema di combattimento, se vogliamo, un po' migliorato su certi aspetti, ma fin troppo guidato su altri, effettivamente. Infatti, molti ho letto sui nei commenti che viene considerato troppo facile il sistema di combattimento e molto, molto alla base. In effetti, c'è da dire che alla fine quello che fai per la maggior parte del tempo è attacca, schiva, contrattacco. Effettivamente poteva essere approfondito un po' di più, però l'ho visto un po' più a fuoco rispetto ai suoi predecessori, che risulta essere più fresco, più dinamico, se vogliamo. È anche vero però che è un po' forzato a turni, se vogliamo, come combattimento, perché non è molto realistico che con tutti i soldati che ci stanno a inseguire ognuno aspetta il proprio turno per sferrare il proprio attacco. Sicuramente questo è stato fatto per facilitare un pochino, perché se no morivamo subito, però in effetti fa storcere un po' il naso a pensarci meglio. Poi potrei parlare di altre piccole aggiunte, di minigiochi, che comunque sono un contorno abbastanza gradevole, ma sicuramente non la portata principale del gioco. Missioni secondarie più o meno riuscite. E anche un sistema di mantenimento della tenuta tramite il libro contabile abbastanza simpatico su carta, ma nella pratica poco utile e purtroppo non troppo soddisfacente, il che è un peccato perché l'idea in sé non era malvagia. Inoltre possiamo anche addestrare i nostri assassini, possiamo creare quindi un gruppo, possiamo mandarli in missione per accumulare soldi e dominare dei territori in particolare. Però sono aggiunte che le vedo un po' come contorno e non sono state troppo approfondite. Inoltre questo sistema già c'era da Brotherhood, se non ricordo male. Quindi, insomma, sì, un po' migliorato, ma non abbastanza su questo aspetto. E la trama, come vi ho detto, l'ho trovata discontinua, nel senso che, appunto, ci sono fasi in cui durante il gioco accadono molte cose importanti e avvincenti, però ve ne sono altre in cui accade davvero poco di interessante e che davvero
tenga il giocatore sulle spine. In generale il gioco purtroppo rischia di diventare un po' noioso alla lunga, il che è un peccato. Comunque non posso dire che è un gioco pessimo, tutt'altro. Passando invece alla terza posizione, stavolta andiamo su Assassin's Creed Brotherhood. Un capitolo che ho trovato, sì, bello, prosegue molto bene gli eventi del secondo capitolo, e a differenza del terzo ho trovato che la trama sia stata ben bilanciata e molto molto avvincente in ogni sua parte. Tuttavia ciò che non mi è piaciuto troppo di questo gioco è che riprende fin troppo le dinamiche del secondo capitolo. A quel che ho capito, oltretutto, inizialmente doveva essere un DLC del secondo, quindi solo un'espansione. Ed in effetti è una sensazione che si ha tuttora a giocarlo, che sia sì un Assassin's Creed 2 con qualcosina in più, però alla fine come gameplay è quasi identico, non cambia quasi niente, le animazioni, lo stile grafico, persino le musiche sono simili. Tuttavia non è che sia un gioco brutto, anzi, ha anche qualche idea simpatica e avvincente. Soprattutto una in particolare che dà al giocatore, a mio avviso, un senso di sfida un pochino più appagante, ovvero il sistema della sincronizzazione totale. In cosa consiste questo sistema? Molto semplice. In poche parole, durante delle sequenze sia della storia principale che di missioni secondarie, se vogliamo fare il 100% di quella sezione, dovremo fare determinate azioni che ci consentiranno appunto di sincronizzarci completamente con il nostro antenato. Per esempio, in una determinata missione devi riuscire a completarla in un limite di tempo di 2 minuti, oppure completarla in 2 minuti e in più non devi subire più di 3 punti danno. Insomma, questa dinamica sicuramente arricchisce molto il gameplay e dà un senso di profondità un po' maggiore dell'Animus rispetto al secondo capitolo. Tuttavia, le aggiunte non sono troppe, il che un po' mi dispiace, perché il gioco in sé è validissimo, anzi ve lo straconsiglio. Però non mi sento di dire che sia stato tanto innovativo, perché comunque riprende quasi tutto quello che c'era di buono nel secondo, osando fin troppo poco di aggiungere qualcosa di realmente innovativo e che possa arricchire l'esperienza di gioco. Un vero peccato, in un certo senso è stata quasi un'occasione sprecata. Adesso arriviamo al punto forte, la top 2, i due giochi che ritengo migliori. Ebbene, qui so di andare contro molta gente, ma dal mio punto di vista il secondo posto va... Assassin's Creed 2 è indubbiamente stato il capitolo che più ha dato impatto alla serie, che l'ha fatta conoscere e amare da tutte le persone che attualmente lo conoscono. Questo bisogna davvero dargliene atto. È un capitolo pieno di ambizione, estremamente bello. L'ambientazione è estremamente convincente, viva, con Firenze, Forlì e Venezia veramente, veramente belle da vedere. Tuttavia, il perché l'ho messo al secondo posto e non al primo? Beh, ci arriveremo dopo. Intanto vorrei parlarvi di ciò che ho davvero amato del gioco. La narrativa, la caratterizzazione del personaggio di Ezio Auditore. Ubisoft in questo aspetto ha fatto davvero un buon lavoro. E anche la varietà di missioni secondarie è davvero stupefacente. Inoltre c'è anche da aggiungere una simpatica tipologia di missioni, ovvero i glifi. Cosa sono i glifi? In poche parole sono degli strani simboli che possiamo trovare nella mappa di gioco, in Firenze, Venezia e Forlì, in tutti e tre se non ricordo male, in cui noi dovremo andare a risolvere determinati enigmi per riuscire a capire un po' meglio, insomma, la storia della mela e di come era la tribù del passato. Ora, scusate se ve l'ho spiegata un po' male, però è abbastanza complessa da spiegare così sui due piedi. Questi enigmi li ho trovati molto simpatici e ben realizzati. Inoltre mi sono dimenticato di dirvi che anche in Assassin's Creed Brotherhood sono stati ripresi. Solo che vabbè, al posto di chiamarsi glifi si chiamano cluster, ma questo cambia poco. Nel concetto bisognava fare sempre la stessa cosa e risolvendoli aggiungevamo un pezzo del puzzle per capire, insomma, l'immensità della storia della mela d'oro, della lotta, insomma, tra assassini e templari, in generale della tribù degli Isu e degli dei del passato. Insomma, ora
qui sarebbe da fare un approfondimento a parte per cercare di spiegarvelo meglio, mi spiace se magari non ho usato la terminologia migliore. Comunque Assassin's Creed 2 da questo punto di vista è davvero un signor gioco, sicuramente che merita tanto, 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 e che per fortuna ha ricevuto quello che si merita dai fan, comunque un enorme apprezzamento dalla critica. È tuttora il capitolo più apprezzato della serie e viene preso sempre come punto di riferimento come il miglior Assassin's Creed. Bene, su questo aspetto concordo e non concordo allo stesso tempo. E questo ve lo potrò spiegare andando alla prima posizione. Ebbene sì, per me la prima posizione se l'è meritata Assassin's Creed, senza due, senza niente. Lui, l'originale, il primo capitolo. Intanto qui bisogna fare una piccola premessa prima che vi parli del primo capitolo. Sapevate che inizialmente la serie doveva essere uno spin-off della serie Prince of Persia che Ubisoft aveva acquistato nei primi anni 2000 e nel 2003 aveva pubblicato appunto Prince of Persia Sands of Time? I primi dati sul gioco risalgono al lontanissimo 2004, dove fu mostrato un primo spezzone di gameplay in CGI in cui si vede appunto un assassino donna che andava ad uccidere appunto nell'epoca medievale dei soldati. E si può vedere che questo trailer, che l'aspetto del gioco non è tanto diverso rispetto a ciò che effettivamente il primo capitolo di Assassin's Creed è stato. Tuttavia appunto gli sviluppatori hanno preferito distaccarsi dall'ambiente di Prince of Persia e hanno deciso di creare appunto Assassin's Creed, uscito nel novembre del 2007 su PlayStation 3, Xbox 360 e uscito successivamente nell'aprile del 2008 su PC. Inizialmente inoltre il gioco doveva essere un'esclusiva PlayStation 3 appunto per come gioco di apertura della console. Tuttavia poi cambiarono idea in seguito appunto, facendolo uscire sia su Xbox 360 che su PC. Il gioco purtroppo è stato criticato molto per l'aspetto della ripetitività del gameplay e che in generale con un ambiente così vasto e convincente ci si limitasse a fare delle azioni invece molto limitate. In parte sono d'accordo con questo, tuttavia perché allora gli ho dato la prima posizione? Perché dargli così tanto merito e ritenerlo io personalmente pure superiore al suo secondo capitolo? Perché ho un pensiero così tanto controcorrente? Beh, ve lo spiego in poche parole, anzi cercherò di spiegarvelo nella maniera migliore possibile. Il primo capitolo, a mio avviso, è il più trasgressivo di tutta la serie. Infatti anche la sola scelta di aver voluto creare un videogioco ambientato in un'epoca storica così delicata come la terza crociata del Medioevo è una scelta molto coraggiosa, perché tuttora questa serie di eventi è parecchio delicata da trattare. Inoltre non bisogna sbagliare il modo in cui la si tratta, altrimenti si rischia di andare in incoerenze storiche o comunque di poter offendere dei popoli che sono tuttora influenzati dagli esiti di questa battaglia. Inoltre c'è da dire che il gioco, rispetto anche ai suoi successivi capitoli, risulta essere molto molto più profondo e approfondito sia nel sistema degli assassini sia nel sistema del gameplay stesso, che ora cercherò di spiegarvi nel modo più dettagliato possibile. Per prima cosa, ciò che possiamo notare subito di differenza tra il primo e il secondo capitolo è anche solo l'impatto grafico che i due giochi hanno. Infatti, se il secondo capitolo possiamo vedere una tendenza di colori un po' sul bianco rossiccio, nel primo capitolo si ha una colorazione molto più fredda, molto più cupa e quasi criptica, misteriosa, depressiva a volte, e questo vi ha veramente affascinato. Inoltre l'ambiente presentato nel primo capitolo risulta pienamente convincente, estremamente vivo, con tantissime persone attorno, con tantissime persone appunto che la vivono dall'interno. Il personaggio di Altair inoltre l'ho trovato un personaggio estremamente affascinante, criptico quanto serve, un protagonista molto silenzioso, cupo e che ha dei principi molto molto forti sul credo dell'assassino. Inoltre, ciò che per me rende Altair superiore ad Ezio Auditore è il fatto che, se ci pensate bene, Ezio Auditore si ritrova ad essere un assassino quasi per caso, perché chi ha giocato Assassin's Creed 2, anche solo dall'inizio, sa che comunque accade
che diventa un assassino perché vuole scoprire la verità su chi ha voluto far del male alla sua famiglia. Anche qui ovviamente non vi sto a specificare cosa succede di preciso perché è meglio che gli giochiate questi giochi, a mio avviso. Quello che voglio appunto fare è solo darvi un'infarinatura delle mie opinioni, non starvi qui ad approfondire la trama. In Assassin's Creed 2, Ezio era un protagonista che sì, era affascinante, era molto carismatico e sicuramente degno di nota, però si ritrova appunto ad essere un assassino solo per motivi di vendetta o comunque solo perché voleva cercare delle risposte. Alla fine diventerà un assassino e fino alla morte lo rimarrà, sì, però tutto accade un po' più per caso, solo perché accadono determinati eventi. Nel primo capitolo invece nulla è lasciato al caso, Altair non diventa un assassino per caso, ci nasce con queste convinzioni, con questo credo, e viene allevato fin dalla nascita praticamente a questo concetto appunto degli assassini. Inoltre il senso di confraternita che si percepisce nel primo capitolo l'ho trovato molto molto più forte e avvincente rispetto al suo secondo capitolo, che è sicuramente molto buono, non fraintendiamoci, però personalmente quello del primo l'ho visto più messo a fuoco su molti aspetti. Inoltre nel primo capitolo abbiamo appunto un Altair molto più con una storia, se vogliamo, deprimente, figlio di nessuno praticamente, perché a quel che si può capire giocando gli spin-off è che Altair perde la madre alla nascita, che muore subito dopo il parto, e il padre muore quando Altair ha appena 10-11 anni e viene allevato quindi fin da quando era poco più che un bambino da Al-Mualim, il suo mentore appunto, il capo della confraternita degli assassini che risiede appunto a Masyaf. E anche il personaggio di Al-Mualim a me è piaciuto veramente molto, perché dà proprio questa sensazione di essere il padre di questa confraternita ed essere un padre spirituale anche per Altair, un esempio da seguire. Inoltre Al-Mualim e Altair si vede come hanno un rapporto molto particolare, perché Al-Mualim ha deciso addirittura di dare un ruolo molto importante ad Altair nonostante la sua giovanissima età, appunto, perché a 25 anni già era a capo praticamente della confraternita. Solo che nel primo capitolo si può vedere come il personaggio di Altair cresca molto gradualmente in modo molto coerente e sensato. Infatti vediamo come all'inizio sia un assassino molto freddo, spietato e anche molto arrogante, se vogliamo, che tratta male anche i suoi compagni della confraternita. Infatti a inizio gioco si può vedere come uccida un innocente, che venga meno quindi al credo che non debbano uccidere appunto gli innocenti, i cittadini comuni, ma che debbano solo uccidere chi va contro i loro principi e chi comunque fa del male. Inoltre, ciò che ho apprezzato tantissimo del primo capitolo rispetto al secondo, che non c'è un vero bene contro male, perché se poi si va a vedere attentamente, gli assassini non sono poi così buoni e i templari non sono così cattivi. C'è una via di mezzo molto marcata e si vede come entrambe le fazioni vogliono ottenere lo stesso obiettivo utilizzando però strade diverse. E questo è un aspetto che già nel 2 scompare quasi completamente. Nel secondo sembra che gli assassini siano i giustizieri, coloro che vanno nel giusto, e i templari invece siano gli iper mega cattivi che hanno sete di potere. Invece nel primo non è affatto così. Nel primo, se l'avete giocato lo potete capire, ma si vede come ogni volta che Altair uccide comunque uno dei grossi capi dei templari, come quando loro parlano e dicono ad Altair le loro intenzioni, capisci che tutto sommato non avevano uno scopo così tanto diverso dal nostro e che tutto sommato le intenzioni di base erano anche nobili. Poi che i metodi fossero molto rudi e che comunque molti di loro conducessero le persone alla povertà e comunque alla desolazione più totale è innegabile. Tuttavia c'è da dire che fa molto riflettere il primo capitolo su questo, perché appunto non c'è un vero buono, non c'è un vero cattivo, c'è soltanto un modo di vedere le cose diverso di entrambe le fazioni, che appunto vanno a scontrarsi perché condividono lo stesso obiettivo finale comune, ma vogliono arrivarci con dei metodi diversi. Al-Mualim stesso a un certo punto ad Altair dice: io condivido quello che i templari fanno, ma non condivido il modo in cui vogliono arrivarci.
E secondo me è un concetto veramente molto forte, che esprimerlo in un videogioco è veramente una mossa audace e estremamente coraggiosa. Ed è veramente un peccato che molti che si ritengono anche fan della serie non considerino il primo capitolo, perché magari vanno solo a vedere che il gameplay è un po' più povero rispetto al secondo. Ed in effetti confermo che in parte è vero, però devo dire che io la ripetitività non l'ho percepita affatto giocando il primo capitolo. Mi ha talmente rapito la sua atmosfera di gioco, il suo modo di fare, le sue musiche estremamente avvolgenti, composte oltretutto da Jasper Kidd, lo stesso autore delle musiche dei primi quattro Hitman, quindi non a caso poi ho voluto trattare Assassin's Creed dopo Hitman, insomma. C'è questo piccolo punto in comune interessante. Inoltre, ciò che mi è anche piaciuto del primo Assassin's Creed è che anche le dinamiche di gameplay, per quanto possano anche risultare più grezze del 2, non sono lasciate per niente al caso. Io, per esempio, ho pensato a un piccolo dettaglio che però, se giocato attentamente, pesa molto sulla tua immedesimazione nel gioco. Nel primo Assassin's Creed noi non avevamo una barra di vita, ma avevamo una barra di sincronizzazione. E questo piccolo dettaglio cosa mi faceva pensare? Che noi fossimo davvero un Desmond Miles che stava cercando di emulare gli eventi del passato, ma che non poteva cambiarli nell'effettivo perché già era avvenuto. Quindi Altair non aveva una barra della vita, perché ciò che stavamo facendo non era quello che effettivamente Altair aveva fatto, uccidere le guardie in quel punto. L'unica cosa che sappiamo che aveva fatto era uccidere quei capi templari nello specifico, e poi verso il finale, che però non ve lo dico perché vi rovinerei insomma l'esperienza di gioco. Però già nel secondo il fatto che invece Ezio Auditore avesse la vita toglieva un po' di questa immedesimazione, perché allora a quel punto era Desmond che si sincronizzava meglio con Ezio o era Ezio che si stava curando nel passato? È una piccola contraddizione o comunque un concetto logico che vedo più difficile spiegare da un punto di vista razionale, non so se mi spiego. Nel primo, inoltre, appunto, questa barra di sincronizzazione si ricaricava nel tempo, dandoti la sensazione che più emulavi ciò che aveva fatto Altair nel passato, più ti premiava il gioco, appunto, facendoti andare avanti. Se invece andavi contro quello che Altair aveva fatto, ti desincronizzavi e dovevi ripetere quella parte. Nel 2 in parte ciò è rimasto, però l'ho vista un po' più abbozzata come dinamica. Inoltre nel primo c'è un altro micro dettaglio che mi era piaciuto molto, il fatto che quando ci nascondevamo nei cumuli di fieno o comunque nei nascondigli, si vedeva per un po' lo schermo che sbrilluccicava, e questo che sensazione mi dava? Che in realtà Altair non era mai stato inseguito in quella sequenza specifica, ma che eravamo noi nelle vesti di Desmond che avevamo sbagliato a farci scoprire, e che in qualche modo l'Animus si fosse resettato per resettare insomma i nemici e la consapevolezza della nostra esistenza. E anche questo aspetto nel 2 è un pochino sfumato, e lo è andato sempre di più nei capitoli successivi. Il che è davvero un peccato, perché il primo capitolo, pur avendo qualche piccola sbavatura nel gameplay e risultando essere un po' legnoso su alcuni aspetti, lo ammetto, però mi sento di dire che è il migliore della serie, è ciò che rappresenta meglio il titolo stesso, il credo dell'assassino. Già nel 2 si sente meno questo credo forte, questa filosofia di vita proprio. Nel primo non c'è appunto un vero buono, un vero cattivo, a tutto va data un'interpretazione personale, al giocatore viene data la completa libertà di scegliere, se vogliamo, da quale parte stare, chi sta nel giusto e chi sta nello sbagliato, perché il gioco ti mette in una posizione neutrale in cui te non puoi dal suo punto di vista capire chi sta sbagliando e chi no. Perché magari all'inizio vedi che i Templari stanno facendo delle cattive azioni, però poi quando vai a ucciderli e vai a vedere il loro punto di vista, ti chiedi come effettivamente questi Templari avessero così tanto torto rispetto a noi. Dopotutto anche noi abbiamo ucciso, quindi anche noi non siamo proprio dei santi, non siamo proprio delle brave persone, se ci si pensa meglio. Inoltre, appunto, come ho già detto, l'evoluzione del personaggio di Altair mi è piaciuta molto, perché da persona arrogante che comunque trattava male anche i suoi membri della confraternita deve comunque poi trovare il modo di redimersi
e di appunto riconquistare la fiducia di Al-Mu'alim, perché poi in poche parole Al-Mu'alim rimane deluso dal comportamento di Altair e lo declassa, e quindi per riassumere il suo rango come prima dovrà svolgere degli incarichi particolari uccidendo dei capi templari. E durante questo processo si vede come il personaggio di Altair cresce molto e diventa appunto da una persona arrogante a un uomo saggio e con un credo dell'assassino molto ferrato. Infatti anche verso la fine di Assassin's Creed Revelations si capisce come Altair abbia per esempio inventato la lama celata in modo che non si dovesse per forza tagliare l'anulare, perché se avete giocato il primo capitolo sapete che nel primo Altair si era dovuto tagliare appunto l'anulare per poter indossare la lama celata, cosa che poi dal secondo capitolo con Ezio non fanno più. E questo è stato grazie ad Altair che è riuscito ad inventare appunto questa lama celata. Tuttavia mi sento di dire appunto che questo Assassin's Creed 1, nonostante i difetti che possa avere, meriterebbe adesso molta più attenzione. Inoltre, prima di finire il video, volevo anche dirvi un'altra piccola cosa. Molti si sono lamentati della piega che ha preso la serie da Assassin's Creed Origins, che ha introdotto l'elemento RPG. L'elemento appunto di livellamento e del fatto che non si può più uccidere il nemico con un colpo solo. Tuttavia, se ci si va a pensare, già nel secondo capitolo qualche piccolissimo abbozzo di elemento RPG già c'era. Perché il fatto comunque che comprandoti un'armatura migliore avevi più vita non era ovviamente una dinamica RPG vera e propria, perché comunque Ezio non aveva dei livelli, non aveva un sistema di livellamento che ti faceva comunque uccidere uno con un colpo solo, se no prima no. Però comunque resta il fatto che uno era agevolato se aveva l'armatura migliore o una spada più performante che magari ti faceva uccidere il nemico allo stesso tempo. Mi sento di dire che l'unico che non aveva neanche un po' dell'aspetto RPG è stato proprio il primo. Perché nel primo capitolo avevamo un armamentario estremamente limitato, molto, molto abbozzato. Avevamo soltanto la spada, la lama celata, i pugni e soprattutto avevamo i pugnali. E i pugnali ne potevamo avere all'inizio per esempio 5 e alla fine del gioco potevamo, potenziandoci, insomma, ne avevamo 15. E questi pugnali li potevamo reperire soltanto rubando dalle tasche dei cittadini ignari. Inoltre, nel primo capitolo c'è un altro piccolissimo dettaglio che il 2 non ha. Quando noi rubiamo, noi lo facciamo portando la mano a noi avanti e vedendo l'animazione che appunto Altair mette le mani nella tasca dell'ignaro cittadino. Nel 2 invece questo è stato un po' più semplificato, facendoci solo vedere una barra che ci fa capire a che punto siamo nel rubare l'oggetto. Che sono, lo so, dettagli veramente insignificanti, però sono quei piccoli dettagli che mi fanno dire che il gioco era più curato da un punto di vista concettuale e che risultava essere più realistico su alcuni aspetti, poi solo su alcuni, perché per altri il gioco era lungi dall'essere perfetto, se vogliamo, però diciamo che per il mio stile di gioco il primo si avvicinava molto a questo concetto. Se avesse soltanto avuto un gameplay un pochino più variegato e delle missioni secondarie meglio integrate, a mio avviso sarebbe stato un gioco veramente perfetto, che non aveva praticamente difetti, perché dal punto di vista narrativo, della grafica, delle musiche, al gioco non me la sento proprio di dire dei difetti. Era perfetto così com'era. E anche lo stile di combattimento personalmente mi è piaciuto di più rispetto al 2, perché se poco a poco un pochino si stava cominciando a percepire un sistema attacca-schiva, nel primo era più grezzo, è vero, e c'erano anche meno opzioni, se vogliamo, di combattimento, però quelle poche opzioni davano una dinamica più action al gioco e lo rendevano da quel punto di vista abbastanza godibile. Lo rendevano avvincente quel che serviva comunque. E a mio avviso il gameplay in sé del gioco non è assolutamente da buttare pure del primo. Quello che avevano bisogno di fare però è ciò che hanno fatto nel 2, renderlo un po' più vario di situazioni, perché in effetti se non vi fosse stata una trama veramente degna di nota, delle musiche magistrali, eccetera, insomma,
Il primo capitolo faticava comunque da quel punto di vista, ma nonostante tutto per me è una prima posizione più che meritata, soprattutto anche per le critiche che a volte gli vengono mosse un po' inutilmente, nella quale a mio avviso molte persone guardano l'aspetto molto superficiale del gioco, guardano magari sì delle sfaccettature giuste, ma sono sfaccettature, non stai guardando il gioco nella sua completezza. Ed è ciò che mi fa un po' tristezza e rabbia allo stesso tempo, che molti giochi, magari non solo Assassin's Creed, abbiano così tanto potenziale, così tanto da offrire, e poi però vengano stroncati da una critica che non riesce ad apprezzarne delle buone caratteristiche. Sicuramente è vero che il gameplay andava un pochino migliorato e variegato maggiormente, però da lì a dire che fosse un gioco brutto, che comunque non valga la pena giocare, che bisogna saltare, beh, no. Quello assolutamente non sono d'accordo. Anche il fatto che molti si professano come fan della serie di Assassin's Creed, però poi hanno cominciato a giocarlo dal 2, mi lascia un po' stranito, perché a parte il fatto che il secondo capitolo nella storia del presente è strettamente legato al primo, quindi cominciare dal secondo vorrebbe dire perdersi comunque una parte della storia di Desmond e capire un po' meno comunque la situazione. Trovo che poi il primo capitolo avesse molte idee geniali che purtroppo Ubisoft non è riuscita a riprendere nei suoi successivi capitoli. Inoltre si vede già come nel secondo capitolo la serie si sia già messa, se vogliamo, in una specie di comfort zone, appunto la zona di comfort dove il gioco è diventato solo un gioco. Il primo mi sento di dire che era più di questo, non era solo un gioco, era proprio un'esperienza, che faceva riflettere sulle scelte che faceva il protagonista, sulla moralità comunque. Un gioco che spingeva molto sulla filosofia dell'essere un assassino e comunque in generale delle proprie azioni, che ogni azione aveva la propria conseguenza. Nel 2 questo, dal 2 in poi tutto questo è stato molto molto trascurato a mio avviso. Il che è davvero un peccato, perché anche l'ambiente del primo, io l'ho adorato, veramente tanto. E veramente mi inviterei, se avete visto questo video, a giocarvelo il primo capitolo. Magari vi potrete anche annoiare, ma cercate di immedesimarvi nell'ambiente. Vi assicuro che quella ripetitività non la sentirete neanche. Ve lo dice uno che la serie ha cominciato a giocarla meno di 2 anni fa. L'ho cominciata nell'estate del 2019. E siccome ero curioso, perché è una serie di cui ho sempre sentito tanto parlare, ma che io non avevo mai, diciamo, ho avuto l'interesse al momento di approcciarlo, devo dire che non mi sono per nulla pentito di essere partito dal primo e non dal secondo. Inoltre io non sapevo neanche 2 anni fa che il secondo fosse così tanto più acclamato del primo, quindi l'ho giocato anche senza alcun tipo di preconcetto, alcun tipo di giudizio comunque sul prodotto che stavo giocando. Questo mi ha aiutato molto a dare un'opinione, secondo me, il più soggettiva possibile e meno influenzata dagli altri, se vogliamo. Perché per me sarebbe troppo facile dire il 2 è migliore perché magari l'1 era ripetitivo, noioso. Ok, in parte è vero che il secondo è più dinamico e divertente all'apparenza su alcune cose. All'apparenza non nel senso che il gioco non è divertente in realtà, non fraintendiamoci, perché non voglio far passare il messaggio sbagliato che il secondo capitolo sia brutto e che voi che lo considerate il vostro capitolo preferito, sbagliate, assolutamente no, i gusti sono gusti e li rispetto. Ciò che non rispetto però è chi a prescindere dice che il primo è brutto, che definisce in modo assoluto il primo capitolo inferiore su tutti gli aspetti al secondo. Perché allora su questo aspetto ritengo che possa essere opinabile la cosa, perché almeno dal punto di vista narrativo il primo funzionava egregiamente. Anche perché ricordiamoci una cosa, se il primo non esisteva, tutto quello che avete amato dopo non esisteva altrettanto. Solo il primo capitolo si può dire che ha rivoluzionato, che ha davvero provato a fare qualcosa di fuori dal comune. Un gioco ambientato in questo modo nel passato fino al 2007 non si era mai visto prima d'ora. Sì, qualche gioco ambientato nel passato c'era, ma con queste dinamiche, con questo tipo di narrazione non era mai successo. In termini di videogiochi, il primo capitolo, che sia piaciuto o meno, è stato iper coraggioso. E mi sento di dire,
che è stato anche trasgressivo, e forse è stato l'unico ad esserlo, perché già il secondo è un buon gioco, ma nulla di più, perché comunque ha alcune dinamiche di gioco che, se vogliamo, già un pochino riassomigliano ai giochi normali. Il primo invece, come atmosfera, è più singolare, molto particolare, se vogliamo. È un'esperienza che forse non tutti riescono a cogliere, non tutti riescono a vedere con la giusta prospettiva, però cercate di sforzarvi, almeno non dico di farvelo come vostro gioco preferito, perché poi i gusti, come ripeto, sono gusti, ma quantomeno a dire che, almeno a elogiare il fatto che vi ha creato Assassin's Creed 2 e gli altri. Il primo indubbiamente è stato importantissimo, il più importante di tutti, è stato lui che ha dato il via alla serie di Desmond. Anche i capitoli più lontani dipendono comunque da ciò che è stato fatto in quel primo capitolo nello specifico. Anche gli ultimi tre, Origins, Odyssey e Valhalla, dipendono comunque dal primo, che ne riprendono comunque qualcosina, tutti quanti riprendono qualcosa concettualmente dal primo, ma il primo l'ho trovato concettualmente il più potente di tutti, inarrivabile per me lui. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e spero di aver tralasciato meno cose possibili. Poi scrivetemi nei commenti se magari ho tralasciato qualche piccolo dettaglio, magari non ho mancato di dire qualcosa, ditemelo, perché è davvero difficile riuscire a parlare di 5 giochi e riuscire a centrare tutti i punti di ogni capitolo. Comunque detto questo, non lo so, volete poi una serie su questi giochi? Perché io ci stavo pensando e devo dire che mi è un po' tornata voglia di rigiocarmeli. Però ditemi voi se magari li volete vedermi giocarci, appunto, così magari analizziamo anche insieme dei punti che potrei aver dimenticato di menzionare qui, che ne so. Ci sono anche delle dinamiche di gameplay che qui non ho ancora accennato di sicuro, perché poi dire tutto è impossibile farlo poi in così poco tempo. Bisognerebbe veramente starci le ore a dirvi tutte le dinamiche di gameplay di tutti i giochi. Spero comunque che il video vi sia piaciuto e che appunto diate finalmente questa possibilità al primo capitolo. L'unico piccolo problema è che se avete la PlayStation 4 o l'Xbox One, il primo capitolo è l'unico che sarà, non potrete reperire, perché appunto è l'unico che è rimasto sempre su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Però trovate insomma il modo di recuperarvelo, tanto ora con un PC anche di media fascia riuscite a giocarlo tranquillamente, vi assicuro non ve ne pentirete. Cercate di immergervi nell'esperienza di gioco e di non partire dai soliti preconcetti di gioco brutto, noioso, comandi vecchi, eccetera. Prendetelo per l'esperienza che è e vedete cosa ha da offrire, perché secondo me ha davvero molto da offrire questo gioco e merita molto più la nostra attenzione. Anche perché, anche a vedere come la serie è estremamente famosa, come tanti capitoli sono stati elogiati, anche giustamente in alcuni casi, altri un po' meno per il mio punto di vista, però in generale la serie è estremamente famosa, anche chi non ama i videogiochi comunque di questa serie ne ha quantomeno sentito parlare. E sapere che il capitolo che è concettualmente più importante, colui che ha dato vita a tutto, spesso è messo in secondo piano, un po' trascurato, comunque non ha avuto i giusti meriti, mette tristezza. Spero che lo vogliate giocare prima o poi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video in cui cercherò di portare un formato simile magari su altri giochi. Quali? Beh, seguite il canale e lo scoprirete.